Incredibile l'invasione degli orsetti, mamma mia. Allora, è passato un bel po' di tempo rispetto all'ultimo episodio incredibile di Dark Deception, e sul canale dovrebbe essere uscito un episodio di Dark Deception a settimana, se ci sono riuscito, incredibile. Lo scorso episodio è stato assurdo, perché abbiamo fatto tutto l'episodio di Joyville col coniglietto e quei pupazzi strani. Poi c'è stata tutta la botta di lore sul nostro passato, Malak, il combattimento con Malak. Siamo finiti in questa capanna, privi di potere, e se non sbaglio c'è questa mamma orsa che fa veramente paura, è assurda, e questi orsetti piccolini che esplodono, e se non sbaglio dovevamo arrivare da qualche parte, mi ricordo questo, ragazzi. Quindi io non so dove andrà a parare, più che altro perché Beers non si è capito se è morta, Malak ci ha privato dei poteri, siamo in un posto sus, probabilmente questo mi puzza di capitolo finale prima del quinto capitolo, quindi ragazzi io mi butterei immediatamente nella partita incredibile, quindi riprendi, vai, Barely Buried il livello, va bene, quindi continua, vai. Questo livello dovrebbe essere uno di quelli che odierò di più di tutto Dark Deception, ragazzi, per il semplice fatto che a me le missioni incredibili così stealth a me fanno veramente cagare. Quindi ragazzi, io non so quante volte morirò in questo livello, perché l'altra volta ci avevo provato 2-3 volte e non era finita bene. Più che altro perché io non capisco qual è la strada. Cioè, questo dorme, no? Quindi io posso camminare vicino a lui. E vabbè ragazzi, ma ti fanno i jumpscare così? Ma come fai, scusami? Fino a qui ragazzi si può fare. Io però mi perdo qui. A meno che non è la strada giusta. Allora, se vado là crepo, ma se vado da questa parte... Ah, no. Ok, va bene, sono morto uguale. Può essere che devo seguire la luce? Non l'ho neanche visto, ragazzi, vi giuro, non l'ho proprio visto. Ragazzi, forse ci siamo. Wow, ragazzi. Prima cosa è stato un incubo fare questo affare, sono morto altre 3 volte come minimo. Però ho scoperto una cosa, l'errore mio era che correvo, se camminavo li potevo fare lo slalom a quei cosi orribili, quindi GG. E poi secondo me questa cosa, io ve lo dico, proprio sono convinto di questa cosa, questa creatura che ci sta aiutando, io sono sicuro al 200% che è il vecchio giocatore di questo gioco prima di noi, la famosa ragazza, avete capito? Sono sicuro che è lei. Si è arrabbiata mamma orsa? Quindi adesso se abbiamo preso un pezzetto di anello potremmo finalmente riavere i nostri poteri sus? No, vabbè, ma che figata! Allora Malak gli ha detto: tu hai nascosto un pezzetto dell'anello sopra di noi. E lei ha detto: come fai a saperlo? Perché lui l'ha già preso e ci sta guardando. Va bene ragazzi, promette male, eh? Dobbiamo scappare ragazzi? Abbiamo qualche potere? Re? Ah, abbiamo il fumogeno. Ci ha dato il potere peggiore di tutti. Il fumogeno, vabbè. Dobbiamo scappare dai teddy bear con il fumogeno, a quanto pare. Ok, sì, funziona. Va bene. Via, 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 via. Ok. You're a dead man. Salva. Oh, gemmine? Dai, 16 ne dobbiamo prendere. Saranno impossibili da prendere, probabilmente. Ahi, allora ve lo dico, questa sarà una parte terribile, ragazzi. Ve lo dico col cuore in mano. Ve lo dico, questo sarà difficile, eh. Meno male che abbiamo il potere del checkpoint, eh. Perché qua. Si è buggato? Sì, se corro, ragazzi, è peggio, paradossalmente. Vabbè, ne abbiamo prese 5, ragazzi. Va bene così, ragazzi. Siamo tornati. Col potere del checkpoint e le gemmine, ragazzi. Siamo tornati. Prendiamo questa, incredibile, vai! Presa! Presa incredibile! Mamma mia, ragazzi! Si scappa da Teddy Bear, incredibile! Mamma mia, mamma mia! Come si scappa, come si scappa, mamma mia! Come si scappa, incredibile! Le prendiamo tutte così, mamma mia, ragazzi! Mamma, 3, 2, 1, mamma mia! No, ho sbagliato! No, no, no! Sì, 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 ragazzi! Queste sono le pro move di Dark Deception, ragazzi! Si corre! E siamo morti, però va bene, le ho prese tutte, non importa. Va bene, ragazzi, è andata bene.
Siamo da un'altra parte? Oh, credo di aver skippato una parte. Perché abbiamo vinto prima. Sono furbo. Devo andare nel basement. E dove sta il basement? Ah, eccolo. Ok. Mamma mia, che brutta mappa, ragazzi. Sembra un uncino. Ah, qui è chiuso. E allora per forza qua. Vabbè, andiamo. Ok, ragazzi, andiamo. Dai, io non posso cambiare. 306. 306 senza mappa e senza poteri. Ragazzi, è un vero incubo questo, eh. Amici, io continuo ad andare, ma non promette nulla di buono qua, eh. Oh, avevo trovato un segreto? Vabbè, meglio di niente. Nuovi extra sbloccati. Vabbè, butta via. Vabbè, andiamo avanti. Usiamo il potere. Ah, ok. Perfetto, l'ho chiamata, ragazzi, eccola. He's in the tunnels. Why the rush? Please, stay for dinner. Perché scappi, rimani a cena. Chissà perché, forse perché la cena sono io. Ragazzi, bisogna scappare, ma non ho i poteri, quindi sarà divertente. Un pezzetto, ragazzi, mamma mia, ti prego, fai che ho un potere utile. Beh, scusami. Ok, lo stun. Fra tutti provo lo stun, va bene. Mamma mia, ragazzi, non sono mai stato così felice di avere lo stun come potere, ragazzi. Non avete idea. E qui come devo fare? Scusa, lì è chiuso. Lì è chiuso. E qui ci sono le trappole sus. E questa come le levo? Grande. Che poi scusami però, questa è un po' una cavolata, ragazzi. Cioè Malak ha dato i pezzi dell'anello alla mamma orsa. E la mamma orsa, che non pecca di intelligenza, li ha nascosti in giro per sto posto. Cioè è un po' sus, no? Malak, se voleva veramente tenerci a sti cosi, li nascondeva in punti impossibili. Vabbè, andava bene. Io, ragazzi, ve lo dico, sarà difficile questo, eh. Perché mi ricorda molto il livello delle scimmie questo, eh. Tanto. Allora, ragazzi, gli orsetti sono tutti da quella parte, quindi potremmo andare abbastanza tranquilli, oserei dire. Siamo attenti alle trappole. Sempre dritti. Più che altro sono veramente tante, ragazzi, eh. Io l'ho capito qua, loro ti vogliono fare un pochino di avere la sensazione di come fare Dark Deception senza poteri, ci sta, eh. È un'emozione anche questa, però spero di avere almeno la velocità, ragazzi, perché altrimenti ci facciamo notte qua. Mi sa che stanno arrivando gli orsetti, eh. Facciamo il fumogeno. Ok, il fumogeno, ragazzi, è più utile del previsto. Io ho il tasto pronto. Se ce n'ho addosso, gli faccio una di quelle stun che se le ricorderanno per tutta la loro vita da orsetti, eh. Vabbè, ragazzi, per adesso è tutto così, eh. Andiamo avanti. Adesso comincerà a diventare difficile perché ho finito il giro, quindi devo cominciare ad andare nei percorsi sus. E lì, secondo me, ci sono gli orsetti sus. Ora, vuole prendere prima queste qui. Ah, lì c'è mamma orsa proprio? Ah, ma pensa un po'. No, hai sentito che ha detto mamma orsa? Ha detto essere una mamma single è una cosa difficile. Mi sono distratto con la frase di mamma orsa, cavolo. Mi ha fatto troppo ridere. Tanto il design di mamma orsa è raccapricciante, tanto ha una voce che mi fa morire. Troppo divertente la voce di mamma orsa. Ragazzo, Malak mi dice come faccio ad essere ancora in vita, ragazzi. È tutta esperienza. Muori anche tu tante volte con le scimmie, Malak, che vedrai come ti viene l'esperienza. Mi direi che è abbastanza lungo questo livello, ragazzi, mamma mia. Ah, proprio li faccio scoppiare se faccio l'abilità sus, va bene. Ce n'ho uno dietro, ragazzi, però devo prendere queste gemmine, non importa. Vi sto tagliando un pochino, ragazzi, perché è un pochino monotono, perché è sempre uguale, quindi... Siamo a 80 comunque, eh. Ci vediamo appena arrivo almeno a 20 o a 10, ragazzi, eh. Il lato positivo è che gli orsetti sono fastidiosi assai, però se sono tutti in un punto specifico, se eviti quel punto riesci a fare delle grandi cose. Sento la voce di mamma orsa, ve lo dico. Scappiamo di qua. Devo prendere quelle due, mannaggia.
Ce n'è una che l'ho vista, sta proprio in un punto sfortunato. Ah, vabbè, è un esercito qua, ragazzi. What? No, Agatha, you can't also. Stop annoying. Ragazzi, vi siete persi un dialogo di Malak abbastanza sus, che ha detto: no, Agatha, non ti ci mettere pure tu. Non puoi andare pure tu a fermarlo, ragazzi. Pensate, abbiamo pure Agatha, che volendo ci abbiamo Orgiolli. Ragazzi, siamo vicini alla fine, eh? 7, dai. Va bene, adesso mi ammazzano. Va bene. Ok. Siamo a 5, ragazzi, eh. Adesso, ragazzi, proveremo a fare un attacco sus, se ci riusciamo, eh. Se ci riusciamo, eh. Oh, preso? You're boring. Una e due, abbiamo preso pure l'anello. Mamma mia, ragazzi, via. Arriva nella zona 3. E come ci arriva la zona 3, mo? Abbiamo la calamita, ragazzi, abbiamo vinto il gioco, perfetto. Ok. Ragazzi, la calamita è la salvezza, ragazzi. Molto bene. Ah, ma voglio, sono quattro zone, cavolo, ragazzi. E mo dove dobbiamo andare? Questa qui, mi sa. E poi c'è pure l'altra, capirai. Mamma mia. Questo è un mega livello, ragazzi. Oh, questo sì che è un livello brutto. Mama is coming. E io che devo fare, però? Defeat Mama Bear? Scusami? E come dovrei fare? Un sasso? Io devo lanciare. No, non l'ho capito, ragazzi. Non l'ho capito, ragazzi. Cioè, devo prendere il sasso. Ma che ci devo fare col sasso? Ah! Ma dai, ma che figata. È fighissima l'idea. Non devi mai star fermo, eh. Ah, beh, certo, ragazzi, mi pareva scontato che pure gli orsetti, cavolo, ragazzi, ma che è? Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok. Ci sono morto circa 6 volte. Molto bene. Ah, ma qui la situazione 306. Mamma mia, ragazzi. Hanno perso la testa e sono dei piccoli zombie. Ah, andiamo bene, ragazzi. Allora, questo, ragazzi, potrebbe essere un inferno. Bene. Ok. Ragazzi, questo livello. Ai ai ai, caramba, ragazzi. Questo livello potrebbe essere ricco di emozioni. Però abbiamo la calamita, quindi va bene tutto, ragazzi. Abbiamo la calamita. Basta essere sus con la calamita e usarla in continuazione. E potremo salvarci. Siamo morti. Ci sa Mamma Bear che ci insegue, gli orsetti che ci rubano le gemme e gli orsetti piccoli che esplodono. Ragazzi, benvenuti nel finale Dark Deception, mi sa, eh? Questa sì che è un'area sus, ragazzi. Ai ai ai. Ok, va bene. Ok, ancora, ancora, dai dai dai, ragazzi, questa è la tecnica giusta. No. Cercare di usare la velocità solo quando siamo disperati e prenderle sempre. Ok, molto bene. Ok, quelle dritte le prendiamo tutte normalmente. Non c'è bisogno della calamita. Ragazzi, questo è il livello più lungo di tutte, mi sa, eh. Ok, prendiamo queste. Ok. Ah, questa è un'altra parte, non ci possiamo andare. Ok, andiamo avanti. Ragazzi, Malak ci sta dicendo le peggio cattiverie, però noi siamo forti, quindi, come dire, andiamo avanti.
Corriamo via, 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 via. Ancora, ancora. Ok. Ah, siamo morti. Ah, no, possiamo andarci. Ok. Va bene, 90. Scusa, ma vuoi dire che devo stannare gli orsetti per prendere i poteri? Ah, was fake. Ah, ok. Carina sta cosa. Ti mettono pure l'idea che ci stanno i pezzetti degli anelli. Terribili sono. Ok. Ok, buono. Ok. Ragazzi, quando ne mancano 3-4 diventa veramente un incubo in tutti i sensi. Ok, siamo riusciti. Dice che devo collezionare. Ah, devo tornare al pezzo dell'anello. Mi sa che con Fiacca è Moro. Ammazzatemi un po'. Di solito questo trucco funziona. Quando ce l'hai tutte e muori, ti dovrebbe spawnare nel punto susso. Vediamo un po'. Infatti. Allora, siamo riusciti finalmente a prendere il pezzettino. Sia fatta la lode del godo eterno. Ci ho messo più tempo del previsto, ragazzi, per trovare questo pezzettino, perché il gioco non è che ti spiega bene. Cioè, ti mette 3 orsetti, no? E tu devi ammazzare gli orsetti, però, cioè, a culo, capito? Però vabbè, andava bene. Bad choice, mortal. There's a ring piece close by. Okay, va bene. With these ring pieces, I can break his hold on you. Okay. Wow, mi ha rotto la maledizione. Okay. Ah, boss finale? Dai. Final boss, sicuro. Che fai? Già era pericolosa prima, e beh, ma mi pare ovvio, ragazzi. Looking for this? Ai ai ai, caramba. You've caused enough trouble. I can't let you go any further. Ok, adesso ragazzi fa ancora più paura di prima. You will undo everything. Like Pierce, you are an abomination. Oh, ci ha dato dell'abomination, attenzione. Detto da lei poi, ragazzi. Allora, con calma. Forse ho capito, ragazzi. Allora, secondo me glieli devo far scoppiare vicino. Sicuro. Credo. Allora, forse mi è venuta un'idea. Ok, l'ho colpita, è andata bene, meno male. Ok, questo non me l'aveva fatto prima. Ok, via 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 via, scappiamo, via 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 via. Ok. 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 Ok, lo stesso attacco di prima. Ok. Fino a qua ci siamo, più o meno. Ah, questo non l'aveva fatto prima, ragazzi, eh. La sfera sus.
Ok. Andata? Ok, ragazzi. Wow, mamma mia. Oh, ti prego. Mamma mia. Via, ti prego. Ragazzi, sono talmente esausto. Ragazzi, io sto come minimo a un'ora e 35, se non 40 di registrazione, ragazzi, io ve lo dico. Cioè, io sto proprio al delirio, eh. Cioè, se non mi ammazza Manak, comincio a dare capocciate al tavolo, eh. Ragazzi, sono esausto. Finale di episodio assurdo, eh. Dai, dai, via, 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 via. Ah, e beh, ragazzi. Ma mi pare onesta come cosa. Come dovrei schivare quella roba, scusatemi. A me fanno ridere i boss di Dark Deception che ti danno l'illusione che sono sconfitti, ma poi ragazzi, niente, eh. Non morono. Allora ragazzi, con calma. Siamo salvi? Ok, perfetto. Tutto bene, ragazzi. Ah, ma qui la situazione è complessa, amici. Ok, via, 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 via. Ok, via, 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 via. Qua sta scoppiando tutto, ragazzi. Io vorrei andare via. Ma la velocità della luce. Mamma mia, ragazzi, questo... Birz, open the gate. Birz, tesoro, ma è morta Birz. Chi ci aiuta, scusami. Guarda come la stiamo. Escape. Escape. Però io ho delle domande, amici. Sono morto 72 volte, ragazzi. Ho preso B. Va benissimo, ragazzi. Livello 15. Ma quindi Birz è viva. Dai. E beh, certo, non è il finale finale, perché c'è un altro capitolo, è vero. Oh, ma lo sai che mi sei mancata, tesoro? Mi sei proprio mancata. Sei vivo. Sembra sorpresa che siamo vivi, va bene. Ok, pensavo che Malak ti avesse ammazzato per bene. E hai riportato indietro i pezzi dell'anello. Hai culchissimo, ci ha dato un bacino, eh. Ah, ecco, non che lo farò. Questo è come fregare i fan di Birz. Ottimo lavoro, Dark Deception. Non sono mica per le ossa, insomma, ci vuole ben altro per ammazzarmi, va bene. Non puoi eliminarmi. Può solamente imprigionarmi per l'eternità. Si vede nei tuoi occhi che ti ha detto qualche cosa. Beh, ci ha fatto rivedere il nostro passato, quindi. Ok. Sono intrappolata qui. L'ho fregato. Leo la diventava un'attrice, ha provato a fregare Malak e Malak l'ha imprigionata qui, ok. È un demone. Non sono felice di quello che ho fatto, ma vivevo in un'era diversa, e beh certo. Leo voleva diventare, appunto, ti vi ricordate, un'attrice, insomma, voleva il meglio per sé, quindi ha fatto il passo sus di fidarsi di Malak. Sicuramente potrai capirmi, eh. Vuole le nostre anime. Lei vuole andare via di qui e ti darò una nuova vita. I will have that power. Avrò quel potere. Hai visto cosa posso fare con solo dei pezzi dell'anello? Pensa se ce l'ho tutti. Ancora due pezzi e l'anello sarà completo. E avremo tutto quello che vogliamo. Mi fa piacere che sei tornato. Va bene. E certo, ragazzi, questo non è il finale finale, c'è il capitolo 5. Damn, ragazzi. E qui è tutto distrutto. Più o meno. Ma quindi... posso potenziarmi? Come funziona? Allora, io mi voglio potenziare questa al massimo, proprio... per forza, ragazzi, la calamita è la vita. Però, io continuo a dire, clown e paperelle, per adesso sono i miei livelli preferiti nella vita. Questo delle infermiere poteva essere carino, ma loro sono fatte troppo male, non è possibile che siano troppo veloci, troppo fastidiose. Questo è fighissimo, ha una delle boss fight più fighe del gioco e il coniglio è inquietantissimo. Questo è complicato, però non è uno dei miei preferiti questo di Mamma Orsa. Carina la boss fight, ma è troppo lungo e l'avrei fatto un pochino più corto. Questo finiamo, ragazzi, vedendo che diavolo è sta a fare. Lo Stickman, che è? Non so cosa sia, ma è tra le robe più inquietanti dell'universo.
Va bene ragazzi, continua nel capitolo 5, che non si sa quando uscirà. Ah, vedi, sono degli zombie orsetto. E abbiamo beccato mamma orsa, va bene. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito Dark Deception e noi ci vediamo negli episodi extra di Dark Deception, dove probabilmente rifaremo almeno una volta tutti i livelli, dal primo all'ultimo, cercando di prendere un voto che vada dalla A alla S, prendendo anche i segreti e tutto quanto. Va bene, amici? Ragazzi, che cosa è con voi? E ci vediamo al prossimo video.